presidente dell'IPAD. It is a great honor for me to welcome His Excellency, the President of the Italian Republic, Sergio Mattarella. Signor Presidente dell'IFAD, signor Presidente della 39esima sessione del Consiglio dei Governatori, onorevoli ministri e governatori, illustri delegati, signore e signori, colgo con grande piacere l'opportunità di rivolgermi a voi in occasione di questa 39esima sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, centro significativo del Polo Romano delle Nazioni Unite per l'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare e nutrizionale. Vorrei in primo luogo ringraziare l'IFAD e in particolare il Presidente Nguanze per il costante, intenso impegno rivolto al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali, ove risiede del resto quasi metà della popolazione mondiale e la maggioranza di coloro che vivono oggi in condizioni di povertà. Con l'Agenda 2030, adottata nel settembre dello scorso anno, la comunità internazionale si è posta obiettivi ambiziosi, a cominciare dalla eliminazione, nell'arco di 15 anni, della povertà estrema e della fame. Ho appena avuto modo di affrontare questo tema, insieme a quello altrettanto impegnativo e drammatico delle migrazioni, con il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon in occasione del nostro recente incontro presso il quartier generale dell'ONU a New York. Questi obiettivi hanno una portata politica, economica e soprattutto di civiltà. La posta in gioco è altissima. Fame e povertà si pongono insidiosamente all'origine di conflitti, instabilità, emergenze e vere e proprie catastrofi umanitarie. Esse sono anzi molto spesso il primo anello di questa catena e quello che per primo occorre spezzare. Il diritto al cibo e all'acqua sono iscritti dentro il più ampio diritto alla vita e sorreggono l'idea della sicurezza umana, come ho avuto modo di sottolineare partecipando alla cerimonia di apertura della 39esima conferenza della FAO. Alcuni risultati recenti e importanti della collaborazione internazionale, e mi riferisco all'agenda per lo sviluppo sostenibile, a quella per il finanziamento dello sviluppo di Addis Abeba e alla conferenza di Parigi sul cambiamento climatico, questi importanti risultati recenti hanno coraggiosamente tracciato una nuova via verso la consapevolezza del bisogno di elaborare soluzioni condivise per affrontare problemi che sono autenticamente globali. La povertà, la malnutrizione, l'inquinamento non sono esclusivi di alcune aree, ma affliggono, sia pure in misura diversa, ogni paese. Occorre tradurre questa consapevolezza in impegni concreti. Ciascuno, senza esclusione, è chiamato a responsabilità gravose e indifferibili.
L'emergenza profughi che affligge in particolare le regioni del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, aggiungendosi alle calamità naturali e climatiche, aggrava le condizioni di nutrimento di fasce importanti della popolazione mondiale. Frutto dell'abbandono di ogni attività agricola nelle zone di conflitto. Le vicende angosciose di questo periodo, di cui l'esodo di decine di migliaia di siriani verso Turchia ed Europa è soltanto l'ultima drammatica testimonianza, confermano l'urgenza di sforzi comuni per rimuovere alla radice le cause di un fenomeno epocale che coinvolge milioni di persone. Le nostre coscienze ne sono davvero scosse e ci chiamano a uno sforzo rinnovato di solidarietà. Salvare vite umane e tendere la mano a quanti fuggono dalla guerra o dalla miseria è un dovere morale, è un dovere di qualunque società che intenda definirsi libera, democratica e autenticamente rispettosa dei diritti umani. È un impegno che l'Italia orgogliosamente onora e rispetta ogni giorno, mettendo in salvo migliaia di bambini, donne e uomini in fuga dal martirio delle persecuzioni e dalle violenze, ma anche dalla schiavitù, della fame e della miseria. Gli interventi umanitari da soli non sono tuttavia sufficienti. Le tragedie che ho appena ricordato impongono a livello europeo l'esigenza e l'urgenza di una politica unitaria, coordinata ed efficace. Da un lato occorre far perno sull'intelligente governo del fenomeno migratorio, mentre dall'altro occorre agire sull'immediata e parallela azione di supporto a uno sviluppo sostenibile, eco e inclusivo, per offrire speranza di futuro migliore a intere popolazioni e di conseguenza all'intero pianeta. L'Unione Europea e l'Italia, in prima linea, farà la sua parte, ma è essenziale il ruolo del leadership dei paesi in via di sviluppo. La governance e la responsabilità a livello locale sono infatti imprescindibili per favorire una crescita economico-sociale che sia duratura. Nello spirito della nuova Agenda 2030, alla tradizionale assistenza allo sviluppo va sostituito il concetto di un partenariato con le comunità destinatarie degli aiuti, come autentico investimento rispettoso delle peculiarità di ciascuna comunità, foriero di mutui benefici e improntato a relazioni paritarie. In questo contesto assume un ruolo fondamentale l'agricoltura, che contribuisce trasversalmente a tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Consente di conseguire i mezzi per nutrire i nuclei familiari, sostenere le forme di organizzazione sociale esistenti, preservare le terre e la biodiversità, combattere contro i cambiamenti climatici, creare occupazione e prosperità, contribuire a società stabili e giuste, sradicare infine le cause profonde che spingono sempre più persone ad emigrare. Trasformare quelle campagne da luogo di miseria e rassegnazione in terra di lavoro e di speranza è possibile, rendendole motori di sviluppo che consentano di poter condurre la propria vita con dignità e adeguate prospettive per sé e per i propri figli. La Giornata Mondiale dell'Alimentazione quest'anno si è svolta presso l'Expo di Milano. In quella sede ho avuto modo di ricordare come per por fine alla fame e alla povertà sia necessario ridurre le diseguaglianze, potenziare il lavoro e la responsabilità femminile,
garantire la pace e la crescita sostenibile, investire sulla cooperazione economica e culturale tra gli Stati e tra i continenti. Non sono questi capitoli separati, sono pagine di uno stesso libro, quello della inclusione. Agli indispensabili interventi volti a sviluppare l'agricoltura devono affiancarsi anche misure appropriate di protezione sociale, in particolare a sostegno dei piccoli agricoltori e delle loro famiglie. Un'attenzione speciale va rivolta alle donne. L'economia e la società, tanto nei paesi ad alta industrializzazione quanto nelle economie prevalentemente rurali, si reggono sul loro impegno quotidiano. Eppure troppo spesso il loro contributo è misconosciuto. Sono ancora emarginate, hanno difficoltà ad accedere all'istruzione, ai servizi per la salute, al credito, alla proprietà della terra e a volte a diritti fondamentali. L'affermazione di eguaglianza non è soltanto un imperativo etico, è anche uno strumento concreto per favorire lo sviluppo e consentire a milioni di famiglie di sfuggire alla povertà e di costruire un futuro di sicurezza e dignità. L'attività, la crescita del coordinamento per un'offerta integrata da parte delle organizzazioni del Polo di Roma delle Nazioni Unite sono essenziali per raggiungere questi obiettivi e lo sono anche per rafforzare l'efficacia dell'intero sistema dell'ONU per lo sviluppo e per realizzare quella sua visione più integrata e orizzontale che la nuova agenda promuove e auspica. Un ruolo chiave in questa rinnovata architettura di sostegno continuerà ad essere svolto dai governi, ma ciò non può e non deve porre in secondo piano l'apporto crescente e prezioso che viene dal mondo dell'impresa, dal credito, dalla scienza, dalla ricerca e dal terzo settore, da un mondo multisettoriale come quello della cooperazione. L'agricoltura, più e meglio di altri settori, si presta infatti a efficaci e feconde forme di partnership pubblico-privato che facciano appello alla responsabilità sociale e si rivolgano a un pubblico sempre più informato e cosciente delle proprie scelte. Affinché la piccola agricoltura familiare possa emergere dalla logica della sussistenza e costituire un'efficace via d'uscita dalla povertà, è indispensabile favorire l'accesso dei suoi prodotti ai mercati nazionali e internazionali, anche tramite la creazione di adeguate filiere produttive e di valore. In questo senso, il modello delle cooperative italiane, che sarà illustrato in un evento dedicato a margine di questa sessione, può costituire una fonte di conoscenza e un esempio da valutare, così come sono certo sia stata utile e produttiva anche la stessa sessione, riunione del Forum degli agricoltori che ha preceduto questa 39ª sessione del Consiglio. È importante che cresca la sensibilità verso i piccoli agricoltori, che hanno bisogno di risorse finanziarie per valorizzare l'agricoltura tradizionale, traducendola in agricoltura di eccellenza. La sensibilità verso questi aspetti costituisce un tassello fondamentale per combattere la fame e la povertà in molti paesi e sono pertanto grato al Presidente Nwanze per aver entusiasticamente sostenuto l'idea del Ministro Padoan di organizzare un foro biennale sulla finanza per il cibo in collaborazione con lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le istituzioni finanziarie internazionali. Il motto scelto per l'Esposizione Universale di Milano, Nutrire il pianeta, energia per la vita, ha enucleato con chiarezza l'obiettivo che la comunità internazionale deve perseguire
per avanzare nell'adempimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Expo 2015 è stato un foro universale per la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo sostenibile, contribuendo ad accrescere la consapevolezza della pubblica opinione sull'importanza di questi temi. Ha fornito idee innovative per una coerente politica globale sull'alimentazione e l'agricoltura, e di cui è testimonianza la Carta di Milano, espressione autentica di cittadinanza globale, grazie all'adesione di 1,5 milioni di cittadini. Sono grato alle organizzazioni del Polo Romano delle Nazioni Unite per l'alta collaborazione prestata. L'imperativo continua ad essere lo stesso: lavorare tutti insieme per fornire risposte corali e lungimiranti a sfide che sono davvero globali. L'Italia, anche nella veste di paese ospite, è pronta a fare la propria parte in un'azione che deve avere carattere corale, coinvolgendo tutti gli attori interessati. Ciascuno, ed anche i cittadini, attraverso il loro stile di vita, devono sapere offrire il loro contributo. In questo senso, non possiamo non guardare al ruolo e all'esempio delle istituzioni internazionali già fortemente impegnate in questa azione. L'IFAD, che oggi ci ospita, è tra esse e auspico la prosecuzione del forte sostegno di tutti noi alle sue attività e al suo mandato così prezioso. La catena della fame, della povertà e della fuga dalle privazioni è forte, ma può e deve essere spezzata. È il compito storico di questo mondo, di questi anni, a vantaggio delle future generazioni e soprattutto della generazione fame zero che sta per nascere e le cui speranze attese non possiamo deludere. Grazie dell'attenzione e un augurio sincero di buon lavoro.